Ciao ragazzi, questo super video è molto veloce perché vi volevo far vedere velocemente un trucco molto semplice da realizzare, completo, quindi completo di occhi e base viso, e può essere utile per tutti i giorni, insomma, quindi andiamo su delle tonalità neutre, cerchiamo di fare con pochissimi, pochissimi ombretti. Quindi vado a attaccare i capelli con una pinzetta. E poi vado a mettere anche il cerchietto, così liberiamo la fronte. E nel frattempo vi parlo un po' di brochet. Poi, se voi avete altre domande da fare, scrivete sotto nei commenti che io insomma vi risponderò, oppure se sono parecchie domande le raccoglierò in un altro video. Come prima cosa, ragazzi, io da un po' di tempo che trucco prima gli occhi e quindi vado a passare la base occhi, appunto, il primer per occhi con il pennello proprio numero 01, questo qui, una lingua di gatto più piccolina praticamente. E quindi vado a mettere proprio pochissimo prodotto sul pennellino e lo stendo su tutta la palpebra mobile e anche sulla palpebra fissa. In questo modo gli ombretti, innanzitutto andiamo ad omogeneizzare la palpebra, quindi sia a livello di superficie che anche a livello di eventuali discromie. Andiamo a definire le sopracciglia che avevo precedentemente fatto con la nostra matita e poi gli ombretti in questo modo rimarranno fissi, diciamo, non si formeranno pieghette e oltretutto avranno un colore ancora più acceso, quindi vi consiglio assolutamente di prenderlo. Se non erro costa 7,95 euro, quindi veramente un prezzo irrisorio, ma è un prodotto che secondo me bisogna avere. Allora, i brochet, nel frattempo vi parlo di appunto i brochet. Dunque, non ho preparato una scaletta, quindi vado un pochettino così, random in particolare, relativamente a magari prendendo spunto da alcune domande che mi sono state fatte in questi giorni, perché tante mi rendo conto purtroppo che c'è ancora un po' di scetticismo verso appunto questo lavoro. E mi è capitato in particolare di qualcuno che ha deciso di mollare proprio in questo periodo, dicendo che in questo periodo insomma non riusciva a fare fatturato, a vendere, eccetera. Ora ragazzi, io dico, volevo dire questo, intanto proseguo col trucco e ho preso la palette dei nude praticamente. E quindi vado ad utilizzare, prendiamo un bel pennello smoky, quindi prendiamo il pennello numero 10 che ha questi due tipi di pennellini e andiamo a mettere praticamente sulla base questo numero 41 nacré, quindi perlato, che è una sorta di pesca perlato che è molto 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 luminoso. Infatti guardate già qua. È bellissimo, ve lo faccio anche vedere così, guardate che bello. E quindi ragazzi, allora vi volevo dire una cosa, i brochet secondo me è una grande opportunità perché è uno di quei lavoretti che iniziano così per caso e poi ti diventano invece delle opportunità proprio per la vita, nel senso che innanzitutto, per chi è un'appassionata di make-up, di prodotti di bellezza, skincare, ti permette di acquistare comunque, volente o nolente, dei prodotti ad un prezzo scontato, perché chi decide di lavorare nei brochet accede essendo una cliente privilegiata, quindi entra come cliente privilegiata e quindi già in quanto cliente privilegiata ha uno sconto del 15% più le spese di spedizione gratuite sul primo ordine, quindi insomma direi che è già una bella convenienza. A proposito, vi invito a vedere il video che avevo fatto, uno dei primissimi video, proprio sui vantaggi dell'essere una cliente privilegiata. Poi intanto, quindi ho fatto tutta la palpebra con questo perlato, sempre con un perlato, il numero 32, questo qui, il Brun Cacao, vado a creare, diciamo, una sfumatura.
E quindi vi dicevo, anzi no ragazze, vado con il numero 5, questo beige matte, e poi intensifico con quel brun. Quindi vi dicevo, si inizia appunto entrando come clienti privilegiati, ok? Quindi riceviamo innanzitutto il nostro pacco comodamente a casa. E riceviamo i prodotti o che già utilizziamo o che ci incuriosiscono, magari quei prodotti di cui si parla tanto, che ne so, in televisione, tra i social, tra le influencer, le youtuber, e quei prodotti li otteniamo ad un prezzo molto scontato, in quanto sono prezzi da catalogo, e in più già col 15%. Quindi fate conto che se ad esempio prendete come primo ordine un totale di acquisti che ammontano a 35 euro, li andrete a pagare 30, quindi già un prodotto praticamente vi viene gratuito. Detto questo, nel momento in cui io quindi sono una cliente privilegiata e comunque mi sono fatta un acquisto che mi interessava, no? E sono prodotti, cioè teoricamente posso pure farmi la fornitura di bagnoschiuma e shampoo, quindi prodotti che eventualmente avrei comprato al supermercato. Io a quel punto ho possibilità di scegliere, o mi fermo lì e va bene, oppure provo a venderli. Ma dove sta la convenienza, ragazze? Sta nel fatto che Yves Rocher è un marchio già conosciuto e apprezzato, oltretutto in tutto il mondo, molto molto anche in Italia. E proprio in questo periodo di quarantena vi devo dire che le persone, se anche altre persone, magari che prima non avevano azzardato, diciamo, questa opportunità dell'acquisto tramite la vendita diretta, non soltanto si sono lanciate, diciamo così, e quindi hanno azzardato questo acquisto, ma sono rimaste pure ben contente. E alcune di quelle che erano semplicemente clienti hanno iniziato a volere lavorare perché si sono rese conto che i prodotti sono buoni, il rapporto qualità-prezzo è ottimo, i prodotti piacciono. Quindi quello che dico sempre io alle ragazze nuove, quando mi dicono, ma non so come fare, eccetera. Neanche io sono nata venditrice, veramente tutt'altro, eppure lo sono diventata, ma perché i prodotti sostanzialmente nostri si vendono da soli. Nel frattempo passiamo al 32 Brun e lo vado a mettere qui nella parte finale ad intensificare la piega. Quindi veramente io ancora nel 2020 certe resistenze rispetto a questo lavoro e soprattutto rispetto alla nostra azienda, davvero non me ne so spiegare. Come dico sempre, in fondo, ma da perdere, che cosa c'è? Allora, per come lavoro io, solitamente per quelle persone che hanno voluto avere solo un guadagno, quindi fare questo primo ordine tentando un guadagno e non come acquisto personale, io sono sempre riuscita a tutte le mie consulenti a farle arrivare appunto a piazzare tutti i prodotti. Quindi le mie consulenti fino ad oggi, io è un anno che sono capogruppo, le mie consulenti fino ad oggi non hanno messo di tasca loro nemmeno un euro, a meno che non sono state loro stesse che mi hanno detto: guarda, questo prodotto mi piace, sono curiosa, me lo voglio tenere. E quello appunto però diventa una scelta. Quindi nel momento in cui ti arriva questo pacco e la tua capogruppo in questo caso ti riesce a far piazzare tutto ciò che ti arriva nel pacco, non capisco la perdita dove sta. Perdita in termini economici non ce n'è. Pure se non ci si riesca, perché attenzione ragazze, le capogruppo non possono fare miracoli, cioè bisogna voler lavorare. Perché il brochet è un lavoro sicuramente divertente, sicuramente lo puoi anche prendere come un passatempo, ma di certo non ci si può aspettare che le clienti cadano dal cielo o che qualcuno, diciamo, te le regali così, è ovvio. Quindi, nel momento in cui ci si vuole appunto dedicare un po' di tempo, che poi sostanzialmente la maggior parte del tempo che ci dedichi
non è un porta a porta, quindi per come stai sui social a guardare le storie degli altri, stai sui social a farle tu le storie. Come stai a guardare i prodotti che promuovono le altre, stai tu a promuovere dei prodotti. Quindi pure lì risparmio in termini economici, in termini di tempo, io sinceramente lo vedo e l'ho riscontrato ovviamente su me stessa perché io sono stata prima delle mie consulenti, sono stata io una cliente e poi una consulente. Intanto, come avete visto, sono andata a sfumare, non mi preoccupo tanto di dare una forma qui, perché poi lo farò direttamente col correttore, perché ancora dobbiamo fare la base viso. Quindi, poi vi dicevo, se per caso non si riesce a piazzare tutto ciò che è arrivato nel pacco, in fondo vi dicevo, ragazze, sono o cose che possiamo tranquillamente regalare, e allora che so, mi è arrivato nel pacco la crema viso che non sono riuscita a vendere. C'è la mia amica che fa il compleanno, siamo donne, tutte abbiamo piacere a ricevere dei prodotti di make-up, anche perché magari a volte non ce li compriamo per risparmiare e quindi ci fa ancora più piacere riceverli. Io ho comunque un regalo bello, sicuramente gradito, anche perché magari quell'amica, non lo sappiamo, ma è un'appassionata di crochet, e ho un regalo veramente di tutto rispetto. Oltretutto sono andata anche a risparmiare. Quindi, voglio dire, io queste resistenze davvero, ragazze, non me le spiego, sinceramente non me le spiego e mi dispiacciono molto perché mi rendo conto che spesso alcune si perdono delle opportunità che fanno comodo a tutti, appunto, ricevere, avere dei prodotti. A volte anche in forma gratuita, perché vi ricordo che iCrochè è un'azienda che premia chi lavora, anche chi lavora poco, ma anche chi lavora tanto, ovviamente, e quindi poi ci riempie di regali di prodotti omaggio, veramente richiedendo il minimo sforzo da parte delle consulenti, delle venditrici, delle capogruppo. Quindi, cioè, perché rinunciare a delle opportunità? Io quello sinceramente non mi riesco veramente a spiegare. Ormai, oltretutto, iCrochè è un marchio appunto molto abbastanza riconosciuto, non è più come magari qualche anno fa che non si conosceva bene, che magari anche i prodotti non avevano le stesse performance che hanno oggi. Mi rendo conto che alcuni prodotti di qualche anno fa non piacevano neanche a me e oggi sono invece dei prodotti totalmente rinnovati. Quindi non lo so, ditemi voi che ne pensate, però io ritengo che sia un'opportunità veramente da non perdere. È ovvio che bisogna anche avere la fortuna di incontrare, mi rendo conto, le persone giuste. C'è una capogruppo che ti sta vicino, una capogruppo che non ti costringe, che non ti pressa, ma che ti incoraggia e ti fa vedere il bello di questo lavoro. Intanto io mi interrompo un attimo perché vado a prendere il resto dei trucchi, perché con gli ombretti abbiamo finito. Ragazzi, interrompo un attimo il discorso sui crochet per continuare col nostro make-up, perché sempre nell'ottica di avere un trucco, un make-up molto appunto naturale e fresco da giorno, vado ad applicare proprio un filo di matita. Questo è la Stilo Occhi Waterproof nella colorazione 06 Brune, quindi la marrone, che secondo me ci sta benissimo. Quindi la vado ad applicare proprio all'attaccatura della rima superiore. Praticamente la passo tra le ciglia. E poi mi spingo leggermente in fuori, faccio una leggerissima codina, che a me serve per aprire un pochettino di più l'occhio. Volevo fare leggera la coda, ma alla fine qui mi è venuta una cosa piuttosto evidente, quindi vado a ingrandirla pure nell'altro occhio. Come sempre, non vi preoccupate
di essere molto precise perché poi andremo a delineare con i nostri fantastici correttori. Poi ragazze, come si vende? Allora, tante, ovviamente quando le contatto o quando, perché alcune mi chiedete anche di vostra spontanea volontà. E appunto mi chiedete, ma io non so vendere, come faccio a vendere? Non l'ho mai fatto. Allora, ragazzi, vi voglio dire una cosa: considerate che penso che il 99% delle consulenti si è approcciata a questo mondo di brochure non avendo minimamente idea di che cosa fosse neanche la vendita diretta. Moi, per esempio, io non avevo minimamente idea di che cosa fosse questa vendita diretta e quindi non sapevo di che cosa stavamo parlando. La matita, la stiro, la metto anche sulla rima inferiore perché tanto essendo waterproof potrete anche piangere, non si leverà. La metto però sotto, non dentro, ma appena sotto. A me perché serve appunto per ingrandire l'occhio, però se voi non avete questa esigenza o se vi piace di più metterla dentro, potete anche metterla dentro. Ok. Quindi tanti mi dicono, ma sono perplessa perché non l'ho mai fatto, eccetera. Prendo l'altra mano. Ecco ragazze, per la rima interna, proprio per ingrandire l'occhio, vado a mettere invece questa. Questa è una colle bianca, purtroppo è un'edizione limitata, quindi al momento non c'è, mi auguro che magari quest'estate riuscirà. E appunto la metto nella rima interna, perché mi serve a ingrandire ancora di più l'occhio. Vado di mascara, Feel Stronger. Mio mascara, uno dei miei mascara preferiti in assoluto, e mi sta per finire, mannaggia. E quindi vi dicevo, lo metto sia sopra che sotto. Tante mi dicono, cioè gettano subito la spugna perché mi dicono, ma io non ho mai venduto. Ragazze, la maggior parte di noi non ha mai né venduto né pensato che nella sua vita sarebbe stata una venditrice. Cioè, io per prima non avrei mai immaginato neanche lontanamente una cosa del genere, eppure vi posso dire che lo sono diventata. Ho avuto la fortuna di avere dapprima una capogruppo, che adesso è la mia responsabile, che mi ha anche saputo molto guidare. Cioè, lei, insomma, lavora stando veramente dietro a noi tutte. E già quando era capogruppo e adesso altrettanto che è responsabile. Quindi il mestiere si impara, cioè non è che non si nasce imparati, come si dice. Il mestiere si impara. La fortuna che abbiamo noi è che non essendo piazzate subito, diciamo, in una realtà commerciale vera e propria, come può essere quella di un negozio, ma essendo totalmente autonome, anche i tempi di apprendimento, diciamo, del mestiere, della tecnica, come la volete chiamare, sono dei tempi totalmente nostri. Ed è questa anche l'opportunità, cioè non c'è qui nessuno che vi rincorre, che dovete fare, almeno per quanto mi riguarda, per come lavoro io, nel senso che il mio fatturato sicuramente mi aiutano le mie consulenti anche a raggiungerlo, ma perché siamo un team, quindi il nostro obiettivo deve essere comune, quello che per me cioè se io raggiungo l'obiettivo è ovvio che poi un ritorno lo do anche alle mie consulenti, ma talvolta anche magari se l'obiettivo non lo si raggiunge. Però non è che io già conoscevo il mestiere, io sono una ragazza molto 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 timida, tanto che ho fatto passare non si sa quanto tempo prima di lanciarmi appunto nelle vendite, perché io sono stata per tanti anni solo una cliente. E adesso mi ritrovo non soltanto
a avere imparato il mestiere della vendita, ma mi ritrovo anche a stare imparando il mestiere di un leader, quindi di chi gestisce un proprio gruppo di consulenti. Ragazzi, io non so voi, però sinceramente questa è un'opportunità che io mi sto rivendendo anche sul curriculum. Per il momento per me il brochet è un secondo lavoro, ma io sto imparando e sinceramente per me questo è un bagaglio professionale che io ho acquisito e che sto continuando ad acquisire che mi fa curriculum. Quindi se magari un domani non dovessi cambiare lavoro per entrare fissa nei crochet e quindi farlo diventare il mio primo lavoro, ma dovessi cambiare proprio azienda, io comunque ho la possibilità di spendermi una competenza professionale come quella di gestire un gruppo di persone che lavorano. E tutto questo che cosa mi è costato, ragazze? Assolutamente nulla. A me personalmente è costato 30 euro perché quando ho fatto il mio primo ordine, io il mio primo ordine lo volevo fare per me perché mi piacevano i prodotti, ma ad alcune di voi sicuramente, così come a tante ragazze, non è costato assolutamente nulla perché i soldi del primo ordine, essendo che se abbiamo 30 giorni da quando ci arriva il pacco a casa, quando poi dobbiamo saldare il bollettino, tutti i prodotti del primo ordine del pacco sono stati venduti e quindi tante di voi non hanno neanche appunto, non hanno proprio perso niente. Ed è questo che cerco sempre di trasmettere, che per me il brochet è stata un'opportunità, uno spiraglio per poter cambiare vita. Fare un qualcosa che mi facesse sentire realizzata ed uno spiraglio per poter cambiare vita, perché io ad oggi sono ancora nella piena possibilità di fare carriera nei crochet, di diventare una responsabile di zona. Allora, nel frattempo, ragazzi, ho preso il fondotinta, vi voglio assolutamente fare vedere le performance di questo fondotinta. È un fondotinta nude praticamente all'acqua. Ha una coprenza medio-bassa, però secondo me anche a livello di coprenza lavora molto 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 bene. È nella tonalità questa rosé 100, mi piace tantissimo perché è un fondotinta appunto nude, quindi non lo sentite proprio, ma riesce a dare un'omogeneità al viso bellissima. Lo voglio utilizzare così, senza fare nessun tipo di camouflage sui rossori. Per chi già mi segue sa che io soffro di rosacea, perché vi voglio far vedere in realtà come, anche se sia una coprenza medio-bassa, riesce comunque a dare un effetto talmente tanto naturale che anche il rossore si riesce a camuffare abbastanza bene. Lo stendo con il mio pennello preferito, questo così molto particolare, il numero 04, che è proprio un pennello ideato specificatamente per una stesura del fondotinta molto molto naturale, appunto un effetto naturale. La conformazione di questo pennello lo permette e oltretutto lo permette in pochissimo tempo, perché come vedete io praticamente ho già finito. Quindi continuando a parlare, vi dicevo, per me l'investimento è stato solo, cioè io ad oggi mi ritrovo a gestire un gruppo di bellissime ragazze avendo fatto un investimento di 35 euro e ogni mese comunque il brochet mi fa trovare nella mia area riservata il cedolino paga con i miei compensi in base a quello che ho lavorato. Quindi perché non provarci? Spugnetta, questa è la nostra spugnetta ergonomica, vado a mettere una goccia di fondotinta perché insisto proprio sul rossore, sulla rosacea, perché una leggera stratificazione con questo fondotinta comunque si può fare. Quindi insisto, come vedete, sono riuscita a dare una omogeneità. Adesso lo faccio dall'altro lato che si vede anche meglio come luce, quindi sempre una goccia sulla parte
più grande della spugna e vado a metterla, a insistere appunto sul rossore. Quindi ragazzi, anche per chi soffre di rosacea, magari scrivetemi per una consultazione sui prodotti, perché io li riesco a tollerare abbastanza bene, quindi magari se avete qualcosa da chiedermi, una curiosità, insomma, se vi volete consultare, sono assolutamente a vostra disposizione. Come vedete, cioè io non ho fatto neanche camouflage, questo fondotinta veramente riesce a dare un'omogeneità all'incarnato che è qualcosa di fantastico. E soprattutto per l'estate è molto molto indicato, perché ragazze non lo sentite, proprio non lo sentite. Correttore, mamma mia, correttore illuminante, che cosa non è questo correttore, nella tonalità beige 100. Ragazze, mi è saltata tutta la parte del correttore, fa niente, magari tanto sicuramente lo rifarò, oppure se mi seguite su Instagram io lì spesso mi trucco, quindi eventualmente insomma anche lì trovate qualcosa. Comunque ho messo in sostanza il correttore con cui poi sono andata a delineare il make up occhi, questo è il beige 100, poi sono andata a mettere la nuovissima terra, questa è la terra più chiara, ok, Allée Légère, poi ho messo un filo di fard, il colore mi si è cancellato, quindi in caso se volete sapere il colore fatemelo sapere, ve lo scrivo, e poi sono andata con un po' di illuminante, punta del naso, arco di cupido, e poi un po' di illuminante l'ho messo anche sopra il gloss, perché per le labbra ho scelto il gloss, questo sta quasi finendo, trasparente, il numero 01. Che ne pensate? Io dico che l'effetto è fantastico. Come vedete, anche per me che ho un problema di rosacea, questo fondotinta, anche se è molto leggero, lavora comunque benissimo.